Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in questo nuovo test mod, ragazzi. Buon lunedì a tutti. Ovviamente è lunedì mattina, quindi cioè, non sono ancora uscite nuove mod. E quindi oggi andremo a testare una mod che è uscita venerdì scorso, ragazzi. Venerdì scorso, una mod che sapete che quando io leggo New Holland me innamoro. Io New Holland e Fiat Agri me innamoro. Proprio tutto attaccato. Adesso lo scrivo sotto. Me innamoro. E quindi, ragazzi, non potevo non portarvi e non usare, perché la sto anche usando sulla mia serie Hold, questa fantastica pinza telescopica New Holland, ragazzi. Trattasi della LM7E42, ma la cosa bella, come vedete, è che c'è in tutte e due le versioni. Questa è quella che io preferisco, questa Elite, la versione Elite o Elite, chiamatela come vi pare. Ma fatto sta che veramente questa gialletta è veramente uno spettacolo. Adesso andremo a vederla in tutte le sue sfaccettaturine, ragazzi, e andremo un attimo a capire meglio. Allora, ragazzi, ovviamente trovate la mod in pinze telescopiche. Eccola qua, la mod ha un valore base di 100.000 euro. 146 cavalli di potenza, per affittarla 5.000 euretti, ragazzi. Innanzitutto, allora, possiamo scegliere le gomme tra le Mitas e le Michelin, ragazzi. Mitas, Michelin, Trelleborg, Nokian. Guardate quante Mitas, Michelin con standard multi-pores e basta. Poi le Trelleborg, sempre standard pneumatici larghi multi-pores, oppure Nokian con condivisa o wide, ragazzi. Quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda il design, possiamo scegliere se vogliamo il lampeggiante o meno, eccolo qua. E per quanto riguarda il design ovviamente è legato alla scelta dei colori, e la scelta dei colori appunto è di due tipi: il primo quadratino che riguarda il modello LM742, il secondo che riguarda il TH 7.42. Quindi la prima, ragazzi, appunto ci dà il colore questo qua, il colore New Holland. La seconda ci dà il colore sempre New Holland, ma giallo, ragazzi, giallo e nero New Holland. E ovviamente, se scegliete la colorazione gialla, lateralmente dovete scegliere il secondo design, questo qua, TH.742. Quindi LM742, TH742. Ecco qua i due brand differenti. Io sinceramente preferisco la TH, ve l'ho già detto, mi piace veramente molto di più. Ovviamente niente da dire sul modello, su il sistema dei material, cioè veramente uno spettacolo, i dettagli e cose varie, quindi tutto alla stragrandissima. Ma ragazzuoli, andiamo a vedere questa meraviglia in gioco. Ci cioè, andiamo a vedere la meraviglia in gioco? Io direi proprio di sì. Allons. Eccola qua, ragazzi, che spettacolo e che meraviglia. Io direi innanzitutto di salire, così vediamo gli interni e sentiamo il sound. Mamma mia, mamma mia. Me innamoro, raga. Me innamoro della New Holland. Guardate gli interni. Guardate le cosine attaccate ai vetri. Guardate, guardate. Cioè, io non vedevo di niente. Cioè, vedevo di qualcosa? Vedevo aggiungere qualcosa? Cioè, non lo so. Cioè, a sta meraviglia. Meraviglia, perché non ci sono altri termini, è meraviglia. Vedevo aggiungere qualcosa? Io credo proprio di no, ragazzi. Io credo proprio di no. Estensione del braccino, estensione del braccetto. Che spettacolo, ragazzi. Andiamo a testarla, ma c'è poco da testare, ragazzi. È uno spettacolo, è una meraviglia. È una meraviglia, ragazzi. C'è poco da testare. Che volete testare, ragazzi? C'è poco da testare. Le meraviglie rimangono meraviglie. Ecco qua, ovviamente per console, per PC e per console, meraviglia della meraviglia, quindi non ci possiamo lamentare. Ok, e voilà, ha visto quanto sono bravo? Sono bravo, raga, dite la verità. Sono bravissimo, soprattutto da dentro, raga, da dentro sono veramente bravissimo. Ok, facciamo i mucchietti da due, dai, nella realtà se usa fa questi mucchietti da due. Ovviamente luci, controluci da lavoro, eccetera, eccetera, tutto perfettamente funzionante, ragazzi, non possiamo veramente aggiungere nulla a quanto già detto, a questa spettacolare rizzazione. Voi ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa bella telescopica della New Holland.
che cosa ne pensate. Ok, che tra poco arriva anche quella della classe col DLC, ma nel frattempo, ragazzi, mi sembra una gran bella telescopichetta per aspettare poi la Scorpion del DLC classe. Detto questo, ragazzi, ripeto, fatemi sapere tutto cosa ne pensate di questa mod. Vabbè, io come al solito ringrazio i miei amici abbonati che sono l'anima, la vita, il cuore del canale, mi consentono di andare avanti un giorno in più. Un abbonato in più, un giorno di vita in più per il canale. Un abbonato in meno, un giorno di vita in meno per il canale. Quindi, ragazzi, grazie anticipatamente. E se anche voi volete abbonarvi, link in descrizione, oppure potete fare anche una semplice donazione libera. Detto questo, vi ricordo di venire su Twitch, dove faccio live quasi tutti i giorni, a volte mattina e sera addirittura, quindi ragazzi venite, i miei social, Discord, eccetera, eccetera. Se volete comprare Farming a prezzo scontato e tanti altri giochi, tra cui FIFA 20, tipo a 10 euro in meno rispetto a Steam, voglio dire, c'è il link in descrizione. Ragazzi, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!